All'università si terrà un importante incontro, il Forum internazionale del Gran Sasso della seconda edizione. Sì, da giovedì a sabato avremo insieme la presenza di tanti docenti universitari, ma anche di uomini impegnati nelle varie esperienze di servizio e anche di presenza nel territorio, ma anche a livello nazionale. È un momento di confronto su un tema molto importante per il futuro del nostro paese, ma dell'intera società, che è quel tema della prevenzione. Il titolo mi sembra abbastanza interessante, perché il titolo è La prevenzione via per un nuovo sviluppo, e si tratta proprio di coinvolgere e di unire tutte le realtà impegnate nell'elaborazione culturale, sia sul piano scientifico sia sul piano anche tecnologico, perché insieme si possa creare una nuova cultura che aiuti a saper costruire la società, perché per costruire la società bisogna avere anche quella capacità di prevedere e soprattutto di creare le condizioni in modo tale che le difficoltà, gli adeguamenti trovino subito operatori capaci di adeguare le proprie dinamiche costruttive di fronte alle nuove situazioni che man mano si vanno creandosi nella società. Per cui si tratta di entrare in una dinamica di costruzione che non sia soltanto una programmazione, possiamo dire, a tavolino, ma che sia una capacità di vedere le diverse situazioni e avere quel bagaglio culturale che permetta loro, ai responsabili e a tutti coloro che partecipano nella vita sociale, di poter por mano a nuove modalità di risposte alle attese che man mano si vanno creando e vanno emergendo nella società. Il forum del Gran Sasso come via dello sviluppo, questo è il primo anno in cui l'intero forum si svolgerà presso l'Università di Teramo, forum promosso, ricordiamolo, da Monsignor Enzo Leuzzi, quindi, che insomma, trovava spazio a Roma e quindi dall'anno scorso si è trasferito a Teramo. È un appuntamento molto importante per discutere in generale di prevenzione in modo multidisciplinare e trasversale, quindi nei diversi settori del sapere. Un elemento fondamentale del forum di quest'anno è la conferenza dei rettori africani che si svolgerà il 22 mattina e servirà fondamentalmente per lanciare delle nuove basi di rapporti di collaborazione sia per la formazione che per la ricerca con le università africane, e io conto di arrivare entro il prossimo anno a definire anche dei percorsi di doppio titolo, cioè la possibilità di conseguire un titolo presso la nostra università e, se si svolgono almeno 9 mesi presso un'università africana, anche il titolo africano e ovviamente viceversa.